grande segnale, per il quale voglio ovviamente ringraziare insomma, sia per il legno arredo sia insomma, il salone stesso. Non era facile, non era scontato, so che insomma, c'è stato anche un lungo dibattito, un lungo lavoro, però è un segnale di ripartenza per un settore che è fondamentale nella nostra Made in Italy e che oltretutto sta insomma, ha iniziato un 2021 che ci fa ben sperare, insomma, no? Mi pare che intanto la contrazione dell'anno scorso rispetto ad altri settori è stata più contenuta, quindi un settore che ha reso e che oggi, anche grazie forse a un altro rapporto che gli italiani hanno maturato la casa nell'epoca Covid, poi chiaramente alcune scelte politiche che sono state fatte che ho condiviso, tutti i bonus, il 100% in compagnia, sicuramente ci lascia ben sperare, soprattutto il dato dell'export mi pare molto molto significativo per questo settore, quindi diciamo dare un segnale anche di un, magari di un salone più piccolo per un settore come questo che diciamo nel 2019 ci regalava un 5% di PIL con 300.000 aziende, più di 70.000 aziende, ci sono all'occhiello della cosa più importante che oggi noi abbiamo che è il marchio italiano. E quindi sono molto contenta per questo, ci ho tenuto a esserci anche per ringraziare questa filiera, questo settore, questa realtà per aver dato questo segnale a tutta l'Italia. Grandissimo disincentivo al lavoro. È stato uno strumento diseducativo e io mi rifiuto di pensare che per esempio, come ho detto al tempo del governo Giorgio Verde, per esempio il maggiore in Italia che non potesse essere un'opzione, perché spiegavo stamattina, un'altra parte del mondo, che un premio Nobel per l'economia come Amartya Sen dice che la povertà non è una mancanza di soldi in sé, è l'impossibilità di migliorare la condizione su cui trovi che è data da quello che ti circonda, lo sviluppo non mantenerla con la maglietta di Stato, non vogliono fare 5 stelle, chiaramente per un fatto di consenso, perché è una responsabilità che la regione si pone. Io proprio perché so che cos'è la povertà la voglio combattere davvero e non la voglio mantenere qualcosa. Grazie. Grazie a voi.